Allora, buongiorno a tutti, cercheremo di essere sintetici visto che avete assistito già a due interventi piuttosto corposi. Io vorrei sviluppare diciamo così, tre argomenti, ma principalmente incentrati poi sui servizi legali, che sono anche questi oggetto di previsione nel codice. Quindi principio di rotazione, soccorso istruttorio, servizi legali, ma principalmente mi fisserei sulla questione relativa appunto ai servizi legali. Allora, partiamo però col principio di rotazione. Qui ci sono alcune sentenze, probabilmente alcuni di voi già le conosceranno. Il principio di rotazione, che per espressa previsione normativa deve orientare le stazioni appaltanti nella fase di consultazione degli operatori economici, da consultare, da invitare a presentare le offerte, trova fondamento nella esigenza di evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente, la cui posizione di vantaggio deriva soprattutto dalle informazioni acquisite durante il pregresso affidamento, e cioè in particolare nei mercati in cui il numero di agenti economici attivi non è elevato. Sappiamo poi che questo principio, che poi è espresso nell'articolo 36 del codice, mira anche a favorire l'ingresso, diciamo, nell'attività delle microimprese, delle piccole e delle medie imprese. Quindi è un principio, diciamo così, a favore della concorrenza e in particolare quel tipo di imprese che sono agevolate. Altre sentenze ci dicono che la regola della rotazione degli inviti, degli affidamenti, il cui fondamento è quello di evitare la cristallizzazione di relazioni esclusive tra le stazioni appaltante e il precedente gestore, e poi quello di cui parlava il primo relatore, cioè cercare di non favorire qualcuno a danno di altri, amplia le possibilità concrete di aggiudicazione in capo agli altri concorrenti, anche a maggior ragione di quelli già invitati alla gara, i quali sono lesi in via immediata e diretta dalla sua violazione. Qui questo nasce da una questione di tipo processuale, perché si diceva il partecipante che non è stato aggiudicatario può ricorrere avverso l'affidamento, cioè sì, perché la giustiziabilità riguarda la fase degli inviti, quindi se non sono stati invitati tutti coloro che potevano essere invitati, proprio per l'applicazione del principio di rotazione. Poi, quindi, principio di rotazione, che però non è un criterio assoluto, è possibile invitare in determinate condizioni anche chi aveva già svolto l'attività, proprio perché non è un principio come regola, non è una regola generale. Altra sentenza: il principio di rotazione degli affidamenti per gli appalti sotto soglia appare prevalente e comporta di regola l'esclusione dell'invito del precedente gestore del servizio. Pertanto, il mancato invito del precedente gestore non necessita di una specifica motivazione, occorrendo al contrario, nel caso, motivare la partecipazione del precedente gestore. Quindi qui il meccanismo è quello della motivazione. Io a pubblica amministrazione motivo quando ritengo di non, cioè non devo motivare quando applico la rotazione, devo motivare nel caso in cui non la voglio non sono nelle condizioni di dover procedere alla rotazione. Quindi tutto si gioca sulla adeguatezza e sufficienza della motivazione, che però vediamo è un criterio che poi è stato in qualche modo superato con altri principi più stringenti. Sul soccorso istruttorio non mi soffermo granché, nel senso che vale anche per queste diciamo gare sotto soglia, deve trovare applicazione anche nel caso di gare sotto soglia, quindi mi pare un principio chiaro e applicabile facilmente.
Questo vale anche per gli oneri di sicurezza dell'articolo 95. L'articolo 36,2 fa espressamente salva per le stazioni appaltanti la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie per tutti gli affidamenti sotto soglia, ivi compresi quelli inferiori ai 40.000 euro. Nel qual caso l'obbligo si espande anche per questi ultimi. Ecco, andiamo ai servizi legali. Qui il discorso si fa in qualche modo più interessante dal mio punto di vista per questa ragione, perché noi qui abbiamo sentito parlare di concorrenza, no? Vantaggi o svantaggi che devono essere evitati per alcuni operatori. Come gioca tutto questo con i servizi legali? Qual è la posizione, per esempio, dell'avvocatura rispetto a queste situazioni? Allora, il principio generale, diciamo, dell'attività legale è legato al contratto di patrocinio. Cioè, l'avvocato non è un mandatario, perché non agisce in nome per conto di un altro soggetto come effetti giuridici, non è nemmeno propriamente un operatore d'opera professionale. Il contratto di patrocinio evidenzia il fatto che l'avvocato svolge un'attività di amministrazione della giustizia in applicazione dell'articolo 24 della Costituzione. Non c'è, cioè, quel grado di collegamento stretto che può esserci tra il mandante e il mandatario. L'avvocato ha un grado notevole di autonomia e quindi l'incarico che si dà all'avvocato si basa sul rapporto di fiducia, quello che in latino si chiama l'intuitu personae, cioè la fiducia nella persona. La fiducia nella persona significa fondamentalmente che non c'è la fungibilità delle prestazioni, cioè, parlo sempre in termini generali, no? Se io ho fiducia nell'avvocato X, l'attività dell'avvocato X non è sostituibile dall'avvocato Y. In realtà sappiamo bene che si può svolgere anche in continuità, in sostituzione di un altro, però l'elemento fiduciario è alla base del rapporto professionale. Come funziona questo nell'ambito europeo della concorrenza e quant'altro? Questo è il punto interessante. L'ente pubblico che spende soldi pubblici è tenuto a qualche forma di rispetto di determinati procedimenti nella scelta dell'avvocato oppure no? Voi sapete che in anni passati i comuni sceglievano gli avvocati sulla base di una fiducia che poteva essere di varia natura, ma comunque faceva sì che gli avvocati svolgessero attività di consulenza annuale o incarichi puntuali in caso di contenzioso, e non c'era nessuna, diciamo, nessuna sindacabilità della scelta. Non è che l'avvocato che non era stato scelto faceva ricorso e diceva perché è stato nominato Rossi e non Bianchi. Non c'era nemmeno un aspetto economico, perché sull'aspetto economico, cioè il ribasso, per esempio, si può discutere, in quanto c'è una norma del codice civile che dice che il compenso del professionista deve essere pari all'importanza dell'incarico e al decoro della professione, per cui dei ribassi eccessivi rispetto a quelle che una volta erano le tariffe avrebbe comportato una violazione del decoro della professione. C'è qualche enfasi in questo, ma comunque alla base della fiducia c'è quel connotato fondamentale che io trasferisco all'avvocato un po' della mia vita, no? E questo vale per i privati, ma vale anche per l'ente pubblico, perché poi la difesa come si può sviluppare non solo nella fase processuale, ma per esempio anche nella fase preparatoria dell'atto amministrativo, attraverso i cosiddetti pareri pro veritate, che sono poi, come vedremo, esentati anche questi dalla gara.
E però dirò subito che qui si contrappongono due posizioni molto nette. Da una parte c'è l'ANAC e dall'altra c'è il CNF, il Consiglio Nazionale Forense, a cui io appartengo in quanto iscritto, evidentemente, ma che, diciamo così, pone una linea difensiva, per così dire, rispetto alle linee guida dell'ANAC. L'ANAC ha chiesto il parere al Consiglio Nazionale, il Consiglio Nazionale l'ha reso in contrasto con l'ANAC. Però vediamo innanzitutto la normativa, perché uno dice applichiamo il codice e siamo tranquilli, fino a un certo punto, dico io. Articolo 17 del codice: le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali. Ecco, teniamo presente che l'ANAC sostiene che ormai in ambito europeo il contratto di appalto ha avuto una tale ampiezza che in esso può rientrare anche il contratto con il prestatore d'opera intellettuale, mentre il Consiglio Nazionale dice no, non è così, perché è un contratto di patrocinio, è legato all'autonomia, non riguarda un'attività economica ma riguarda l'amministrazione della giustizia, ha a che fare con l'aleatorietà del giudizio, cioè il fatto che non è prevedibile il risultato, è legato al fatto che il professionista è autonomo nella sua attività, cioè non deve rendere conto al cliente di come svolge l'attività processuale, ovviamente rende conto della diligenza che lui utilizza, ma non ha un obbligo di risultato per la semplice ragione dell'alea del giudizio, cioè io non posso garantire al mio cliente la vittoria nella causa. Di questo, del fatto, quindi c'è una rappresentanza processuale che non è una rappresentanza giuridica in senso del mandato, cioè io rappresento per cercare di ottenere un risultato che poi magari non ottengo, ma metto a disposizione tutta la mia capacità professionale, ma non sono tenuto a dare conto di tutto quello che faccio, le memorie, gli atti, eccetera, se riesco a dimostrare che questi sono utilmente predisposti. In ambito europeo si è distinto la rappresentanza legale da appunto l'appalto, e chi dice rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi della legge professionale, in un arbitrato, in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche, consulenza legale fornita in preparazione di uno o più procedimenti, qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, cioè del processo. Ovviamente parliamo sempre di avvocati regolarmente iscritti o europei, quindi con il diritto di stabilimento. Comunicazione della Corte di Giustizia, qui siamo ancora al 2006, quindi prima del codice, della nuova formulazione. L'amministrazione sarà libera nell'attribuire incarichi di patrocinio legale senza alcun obbligo di evidenza pubblica, col solo invalicabile limite del rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente, efficienza energetica. Quindi l'abbiamo già sentiti questi, no? Poi bisogna declinarli. Nonché anche nel rispetto dei principi di concorrenza, che benché non menzionato esplicitamente è richiamato dall'ANAC, dalla disciplina comunitaria e dal diritto comunitario, no? Sempre relativamente alle aggiudicazioni però di appalti, e qui però il discorso è da capire come applicarlo invece al contratto di patrocinio legale. Qui c'è un'importante sentenza del Consiglio di Stato del 2012, quindi prima della nuova formulazione del codice, ma che dava una indicazione su cui poi si è richiamato anche il Consiglio Nazionale Forense nel parere che ha mandato all'ANAC. E su questa distinzione fondamentalmente, cioè un conto è l'incarico puntuale, cioè la difesa in giudizio, o il parere pro veritate per un caso specifico,
soprattutto non quei pareri che vengono resi in materie, diciamo, ripetitive, dove quindi è eminente l'aspetto fiduciario, incontra la consulenza annuale, che peraltro ormai è difficilmente configurabile, in quanto i comuni dovrebbero far fronte con le risorse interne. Però mentre queste consulenze annuali implicano anche una organizzazione, quindi rientriamo in quell'aspetto, diciamo, in qualche misura assimilabile, non propriamente lo stesso, ma assimilabile all'imprenditoria, dal invece incarico per singolo, processuale o di parere pro veritate. Attenzione che il parere pro veritate poi è connesso ovviamente poi alla fase successiva, che è predisposizione del provvedimento amministrativo e eventuale fase processuale. Quindi chi dà un parere pro veritate assume una responsabilità notevole anche sulla fase successiva. Allora dice: la differenza ontologica che connota l'espletamento del singolo incarico di patrocinio legale, occasionato da puntuali esigenze di difesa dell'ente locale rispetto all'attività di assistenza e consulenza giuridica, caratterizzata dalla sussistenza di una specifica organizzazione, qui organizzazione si presume fare riferimento, credo, a attività svolte da studi legali particolarmente diciamo organizzati, strutturati, nulla impedirebbe che venisse resa da un singolo avvocato che non ha nessuna organizzazione, ma comunque questo è quanto il Consiglio di Stato ha rilevato. Dalla complessità dell'oggetto, quindi non quei pareri seriali su materie già note, dalla predeterminazione della durata, consente di concludere che, diversamente dall'incarico di consulenza e di assistenza a contenuto complesso, il conferimento del singolo incarico episodico legato alla necessità contingente, arriva il ricorso con sospensiva, bisogna correre a nominare l'avvocato, non costituisca appalto di servizi legali, ma integri un contratto d'opera intellettuale che esula dalla disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza pubblica. Quindi già nel 2012 il Consiglio di Stato dice che non bisogna fare la gara. Qui c'è una sentenza invece abbastanza recente, del dicembre 2017, del TAR Buglia Pari. Il conferimento dei singoli incarichi, ripete sostanzialmente, legato alla necessità contingente, non costituisce appalto di servizi legali, ma integra con contratto d'opera intellettuale incompatibile con la specifica disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza pubblica e con la stessa procedura dettata per i contratti esclusi. Non è un appalto, questo dice, non è un appalto di servizi legali, in ragione del fatto che l'assunzione a difesa di parte in sede processuale è caratterizzata dalla aleatorietà del giudizio, dalla non predeterminabilità degli aspetti temporali, economici e sostanziali delle prestazioni e dalla conseguente assenza di basi oggettive sulla scorta delle quali fissare i criteri di valutazione necessari secondo la disciplina recata dal codice dei contratti pubblici. Però il TAR dice, essendoci comunque un'attività di disposizione di risorse pubbliche, l'attività di selezione del difensore dell'ente pubblico, pur non essendo soggetta all'obbligo di espletamento di una procedura comparativa di stampo concorsuale, deve essere condotta nel rispetto dei principi generali di azione amministrativa. Attenzione qui però a quelli che richiama, perché dopo vedremo l'articolo 4 che ha un richiamo più ampio e diverso. Qui si parla di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione, onde rendere possibile la decifrazione e la congruità della scelta fiduciaria posto in atto rispetto al bisogno di difesa da soddisfare. Cioè io devo scegliere l'avvocato, però devo dire perché ho scelto quell'avvocato. A questo punto introduco il parere ANAC su cui controdeduce il CNF. E qui il discorso diventa abbastanza complesso, in questo senso che se noi partiamo da quello che ho detto in precedenza, e cioè diciamo che
Il contratto di patrocinio ha un elemento fiduciario fondamentale, per cui non si può ipotizzare che sia legato a una fungibilità, cioè una sostituibilità dell'avvocato. Dobbiamo però tenere conto che abbiamo questi principi dell'articolo 4. E allora l'ANAC cosa fa? Declina questi principi con riferimento all'attività dell'avvocato, giungendo a una predeterminazione che, secondo il Consiglio nazionale, diventa una sorta di gara. L'ANAC dice: sono requisiti minimi. Il Consiglio nazionale dice: no, non sono minimi, ampliano notevolmente diciamo la possibilità di scelta e in qualche misura incidono sui criteri che abbiamo detto precedentemente, cioè dell'autonomia, dell'intuito persona e via dicendo. Ed eccoli come vengono declinati dall'ANAC. Principio di economicità: si desume un vincolo alla valutazione comparativa di due o più preventivi. Quindi implicherebbe che ci fosse una possibilità di, o meglio, una necessità di valutare due o più preventivi. Questo lo dico a monte. Cosa significa? Che i comuni devono dotarsi di un regolamento preventivo per la scelta dell'avvocato? È un'ipotesi, la legge non lo dice. Poi, principio di imparzialità: si trae la regola che postula una valutazione equa e imparziale dei concorrenti, e quella per cui l'appalto, qui si parla di appalto e noi diciamo non è un appalto, sia giudicato, dice, in conformità alle regole procedurali fissate dall'inizio. Principio di parità di trattamento impone di stabilire che è necessario che tutti gli offerenti abbiano accesso allo stesso volume di informazioni, in modo da escludere vantaggi ingiustificati per uno specifico offerente, che siano adeguati i termini per presentare una manifestazione di interesse o un'offerta, in modo da consentire a tutti di procedere a una valutazione pertinente e di elaborare un'offerta in maniera consapevole. Quindi qui si comincia a dire da parte dell'ANAC che la scelta dell'avvocato, diciamo così, d'urgenza, perché c'è il ricorso con sospensiva, deve comunque rispondere a questi criteri, per cui la scelta dell'avvocato X non preceduta dal rispetto di questi principi potrebbe essere considerata non legittima dall'ANAC. Principio di trasparenza: deriva l'esigenza di garantire un adeguato livello di conoscibilità delle procedure di gara. Poi, proporzionalità: in posizione a formulare requisiti di partecipazione proporzionati. Principio di pubblicità: occorre un avviso pubblico sul sito istituzionale della stazione appaltante. Quindi significherebbe che, arrivato il ricorso, bisognerebbe dare subito notizia e vedere chi poi magari si fa avanti. Poi dice: inoltre, il trattamento degli elenchi dei legali accreditati presuppone delle scelte effettuate secondo un criterio di rotazione, di cui avevamo detto già in precedenza che è il principio generale richiamato dall'articolo 36, con suggerimento ulteriore, in caso di urgenza, di effettuare una estrazione a sorte. Ecco, il CNF su questo ovviamente si dilunga, dicendo: com'è possibile avere una estrazione a sorte per un incarico fiduciario? Poi qui fa riferimento ai requisiti di partecipazione dell'articolo 80, che però in linea di massima dovrebbero essere già garantiti dall'avvocato, che non deve ovviamente avere diciamo pendenze penali, incompatibilità di nessun tipo con l'amministrazione. Però voi vedete che se noi applichiamo questi principi, in realtà reintroduciamo una sorta di gara, e questo è un aspetto. Dall'altro aspetto, però, lo dico in termini diciamo dialettici, c'è pur sempre il fatto che l'articolo 4 questi principi li enuncia, che non sono quelli semplicemente generali
dell'azione amministrativa di cui si diceva prima, che poi si compendierebbero fondamentalmente nella motivazione. Quindi è evidente che un conto è andare a sindacare una motivazione, un conto è andare a sindacare nel mancato applicazione di questi principi. E non è solo questione di cosa l'ANAC può rispondere al CNF, è questione di quello che potrebbe succedere in un'eventuale fase contenziosa a monte della nomina dell'avvocato, cioè perché altri avvocati potrebbero impugnare la nomina dicendo che non sono stati rispettati questi principi. Al di là poi che vi sia o meno un regolamento per la nomina dei legali da parte degli enti locali. Quindi sono questioni complesse, perché è vero che l'articolo 4, per esempio, non ha più inserito quel numero di 5 che era previsto nella formulazione precedente, e il Consiglio nazionale su questo fa leva dicendo: vedete che non c'è bisogno della gara, tanto che è stato tolto il numero di 5. Ma io dico, e lo pongo come problema, che questi principi o li lasciamo in termini nominalistici, e cioè non li applichiamo concretamente, o se dobbiamo applicarli dobbiamo contemperarli con quanto abbiamo detto, perché qui ovviamente si pone un altro problema, e cioè quello dell'ingresso nelle attività degli altri avvocati che non sono quelli scelti abitualmente dalle amministrazioni. Dove qui non parliamo, se potremmo non parlare meglio di concorrenza, se la concorrenza la intendiamo riferita solo agli operatori economici, ma indubbiamente abbiamo un aspetto non marginale che consegue al fatto che, per esempio, un certo numero di avvocati potrebbe avere una sorta di oligopolio nelle scelte. Senza dimenticare il fatto che dell'accessibilità poi dei giovani agli incarichi. Questo è un aspetto. L'altro aspetto, però, ripeto ancora una volta, è che se noi sottovalutiamo l'aspetto fiduciario, sviliamo, diciamo, la figura dell'avvocato, ecco, e non diamo quella continuità, diciamo, di esperienza che è legata proprio a tutta l'elaborazione che risale agli albori proprio della figura dell'avvocato come colui il quale, diciamo, tutela il cliente facendosi carico di tutti i suoi problemi e assumendo comunque anche un rischio professionale legato alla diligenza, alla perizia, alla prudenza, no? Perché c'è anche questo aspetto da considerare, cioè dire l'incarico dato all'avvocato presuppone quantomeno una conoscenza specifica della materia. Oggi non c'è ancora la specialità, diciamo, si è cercato di introdurla ma non si è arrivati a una definizione, però è indubbio che se da parte della scelta fiduciaria può essere fatta in modo abbastanza ampio, è anche vero però che questo implicherebbe la scelta di un professionista, di un avvocato che fosse esperto nella materia, diciamo, da trattare sia nella fase, diciamo, del parere pro veritate sia poi nella fase processuale. Con un'ulteriore avvertenza, che anche nel campo dell'avvocatura occorre che l'avvocato si ponga sempre come primo aspetto quello di tutelare il cliente indipendentemente anche dall'assunzione del mandato processuale, perché delle volte potrebbe anche riferire all'amministrazione che magari non conviene costituirsi, quindi rinunciando all'incarico, se per ragioni particolari non avrebbe fondamento l'assunzione del mandato. Teniamo presente che l'assunzione del mandato e quindi l'incarico professionale comporta ovviamente un impegno di spesa, il rischio di condanna alle spese in caso di soccombenza, e tutto questo potrebbe generare un danno erariale. Quindi la motivazione è complessa, anche l'avvocato, diciamo, cosciente, consapevole, potrebbe in alcuni casi suggerire addirittura la inopportunità della costituzione in giudizio, o addirittura arrivare
a suggerire l'annullamento in autotutela del provvedimento impugnato, no? O in altri casi la rettifica, la conversione dell'atto, dove per esempio ci sia un'eccezione di incompetenza relativa, prima di assumere il mandato si può consigliare magari di rimediare a questo vizio con rieditando l'atto da parte dell'organo competente. Quindi questo di cui ho parlato è la fase, dicevo, della difesa puntuale e del parere pro veritate. Negli altri casi valgono tutte le norme del codice degli appalti e quindi l'applicazione di tutti gli aspetti riferiti adesso. Ecco, a me pare che si debba arrivare a una forma di contemperamento di queste posizioni. Non so come, probabilmente ancora una volta, al di là dell'ANAC, al di là della Consiglio Nazionale, sarà la giurisprudenza, cioè saranno i giudici a chiarire in che misura questi principi devono essere applicati e siano compatibili con la scelta fiduciaria. Credo che non sarà facile arrivare a questo, ma credo anche che il principio abbia senso enunciarlo se esso trova una sua effettiva applicazione, altrimenti rimaniamo nell'ambito, diciamo così, di quello che rimane sul testo di una norma che poi non viene mai applicato. Capisco quale può essere la preoccupazione dell'avvocatura, perché l'avvocatura dice sostanzialmente i comuni sono liberi di adottare diciamo procedure restrittive, perché il fatto che non ci sia l'obbligo della gara non significa che si possa anche fare una gara. Però attenzione che c'è anche quel principio che richiama il CNF del Gottplatting, cioè del fatto che non bisogna aggravare le procedure, e dato che per la nomina dell'avvocato non c'è necessità di una gara, introdurla a livello comunale con un regolamento o nel caso concreto avviarla potrebbe essere anche questo non legittimo. Direi che questi sono gli aspetti che volevo evidenziare, facendo presente appunto che non condivido l'impostazione dell'ANAC riguardante l'assimilazione dell'attività dell'avvocato con l'appalto. Cioè, teniamo presente che l'appalto, con tutte poi le difficoltà di tradurre dalle normative europee e di introdurre nel nostro ordinamento, però l'appalto ha a che fare principalmente con un imprenditore che deve garantire un risultato. E anche il contratto d'opera ugualmente garantisce un risultato. L'attività legale, per sua definizione, non può garantire il risultato. Può garantire solo in modo indiretto il risultato, che è un'obbligazione di mezzi, si diceva una volta, non di risultato. Perché? Perché deve dimostrarsi la diligenza, la perizia, la competenza, l'osservanza di tutte le leggi, ma certamente non si può arrivare a un risultato che solo il giudice dà, no? C'è una vecchia battuta, se vogliamo chiamarla battuta, ma che in realtà è una profonda verità di un grande giurista, che diceva che se la forza della matematica è di non essere un'opinione, la forza del diritto è che essa è una serie di opinioni. L'unica che conta è quella che passa in giudicato. E quindi non è l'opinione in sé che conta, ma è il tempo che passa. Il tempo che passa, che quindi passa inutilmente, nel senso che non viene fatto ricorsi, eccetera, eccetera, cristallizza l'opinione. E si ha allora la verità che fa del bianco il nero, no? Si dice. Ora è evidente che nessuno può garantire questo, nessuno, il più esperto degli avvocati
sa perfettamente che il suo parere può essere contraddetto da un altro avvocato. Certamente se non conosce le leggi, se ignora una certa norma, quello diventa l'imperizia. Ma nel campo della interpretazione della legge, voi vedete che questa stessa articolo 4 viene interpretato in modo diverso dall'ANAC e dal Consiglio Nazionale Forense, che tra l'altro si è avvalso del parere pro veritate, guarda caso, di un professore di diritto amministrativo citato. E io vi invito a leggere questo parere del Consiglio Nazionale, sul quale la mia unica perplessità è legata al fatto che, a mio modo di vedere, non entra in modo così dirimente proprio su questo aspetto dei principi, perché in qualche modo glissa su questo aspetto. L'articolo, la pagina mi pare che fosse la 21, no? Posto che abbiamo detto quali sono i principi, vi leggo e concludo quello che scrive il Consiglio Nazionale e dice: il richiamo ai principi certamente esiste, ma esso è perfettamente compatibile col rispetto delle regole generali dell'azione amministrativa. Il fatto che non sia imposta una gara, che non sia imposta una gara come modello di scelta dell'avvocato, non esclude ovviamente che la pubblica amministrazione abbia, cioè debba fare una scelta oculata, in linea ad esempio con i principi, ecco attenzione bene, di efficienza, efficacia ed economicità, e dandone l'indicazione e dandone conto, scusate, con apposita motivazione. L'acquisizione del curriculum dell'avvocato e l'indicazione del perché adesso ci si rivolge sono peraltro anche presidi di trasparenza amministrativa, per certi aspetti persino superiori a quelli assicurati dalla gara. Non si vede perché dunque i principi richiamati dall'articolo 4 debbono essere una cosa diversa, al punto tale da stilare un modello di gara non esente da complicazioni. Ecco, questo dice il Consiglio Nazionale, e però secondo me qualche dubbio si pone su quei principi dell'articolo 4, che sono qui diversi da questi, non sono l'efficienza, l'efficacia, che sono i principi generali richiamati da 241-90, e cioè come principi dell'amministrazione. E tuttavia è anche vero che se noi reintroduciamo una gara andiamo contro lo stesso articolo 4, quindi il futuro ci dirà come dovranno essere declinati questi principi e in che misura ci sarà un contenzioso addirittura tra avvocati, cosa non da escludere. Proprio su questo, anni fa ci fu un ricorso di un avvocato che sosteneva una violazione, ancora prima, ripeto, del codice, sosteneva una violazione dei principi generali perché aveva chiesto di partecipare a un incarico di consulenza, aveva fatto un'offerta, quel comune aveva invece affidato ad altro avvocato a un prezzo superiore, il ricorso è stato accolto da un TAR, quindi non è da escludere che ci possa essere da questo punto di vista un contenzioso. Certamente quello che deve essere chiaro è che abbiamo a che fare con un'attività peculiare all'interno dell'amministrazione della giustizia, e quindi non, assolutamente non un'attività economica, anche se ovviamente di riflesso va a tutelare le posizioni economiche, ma non c'è mai questo aspetto, perché se questo fosse, diciamo, prevalente, verrebbe meno tutta la figura dell'avvocato come colui il quale concorre all'applicazione corretta della giustizia nella dialettica del processo. Con questo concludo e vi ringrazio per l'attenzione.